Buonasera a tutti e bentornati nel nostro salotto letterario, dove come sempre parleremo di letteratura, editoria e soprattutto di belle storie. Oggi è qui con noi un'autrice che abbiamo già avuto la fortuna di intervistare in passato e che è recentemente tornata nelle librerie con un nuovo romanzo, Terraferma. Buonasera Laura Vegliamore e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e grazie a voi per avermi invitata. Dunque, ti andrebbe di raccontarci un po' di che cosa parla Terraferma? Allora, sì, Terraferma è un romanzo vittoriano, ambientato in Cornovaglia appunto nel 1867 ed è una storia d'amore piuttosto lineare questa volta rispetto ad altri romanzi è piuttosto lineare. Appunto, la storia d'amore fra Olive, che è la figlia del dottore del piccolo villaggio in cui è ambientata la storia, e Jude, che è un naufrago che è stato salvato e adottato dal conte del villaggio. Quindi è una storia d'amore che inizialmente nasce da una sorta di malinteso, se vogliamo. Quindi c'è uno scambio di corrispondenza un po', come possiamo dire, Vivace. turbolento. Esatto. E poi pian piano l'amore fra queste due anime che fondamentalmente, pur essendo molto diverse, sono molto simili, nasce, si sviluppa e fino all'epilogo, di cui no, non dirò nulla per non rovinare, ma è abbastanza semplice intuirlo, ecco. Com'è nata l'idea di Terraferma? C'è stato un elemento in particolare che l'ha ispirata o... Allora, diciamo che come accade spesso per molte storie, è stata un'immagine proprio a raggiungermi, e cioè l'immagine di questo bambino riverso su questa spiaggia, bambino abbandonato, coperto di stracci, senza passato, e successivamente da questo punto mi sono posta delle domande. Chi è questo bambino? Come ci è finito su questa spiaggia? Che ne sarà di lui? Quindi dopo di lui è arrivata l'immagine del conte di Elston che lo adotta e la storia personale del conte, eccetera, eccetera. E poi diciamo che si è srotolata come se fosse una bobina proprio tutta la trama. Quindi sono partita proprio dall'immagine semplicissima che poi è anche la prima, se vogliamo, immagine del romanzo. Quindi lui riverso sulla spiaggia. La tua penna, Laura, è molto poetica, molto bella e ti dirò, a tratti mi sembrava di leggere Cime Tempestose anche per le atmosfere, che si respiravano nella storia. E aggiungo che Cime Tempestose è uno dei miei libri preferiti, l'unico classico fra i miei amori letterari. Ma il punto a cui volevo arrivare è, c'è stata qualche opera che ha influenzato un po' il tuo stile? Allora, Cime Tempestose è anche uno dei miei preferiti, devo dire, e sicuramente questo romanzo in particolare ha influenzato moltissimo quella che è la mia concezione del mio romanzo ideale. Ora, per quanto riguarda lo stile, non ti so dire, perché non lo so proprio, perché sono un amante di molti libri, di vari generi, leggo di tutto, davvero, dai romance ai classici, qualsiasi cosa, le biografie, quindi sento di assorbire un po' tutto come una spugna, poi però non so in effetti come esce fuori. Quindi per quanto riguarda lo stile, non ti so dire, però... uno dei primi libri che ho scritto, in realtà il primo libro che ho scritto, cioè Di cenere e di carne, è un po' l'insieme di tutti quei libri che all'epoca, cioè parliamo di ormai 13 anni fa, mi affascinavano, quindi anche Cime Tempestose e Il Gattopardo, o comunque tutti questi romanzi un po', anche Jane Eyre, quindi tutta questa letteratura, e ricordo che mi hanno influenzato tanto per scrivere quel libro. Però ora lo stile, sinceramente, non ti saprei dire, un po' un miscuglio di tutto, ecco. Hai citato un tuo precedente lavoro di Cenere e di Carne, di cui parlammo già nella nostra scorsa intervista. E quindi io vorrei chiederti in cosa Terraferma si differenzia dai tuoi precedenti lavori, che oltre di Cenere e di Carne sono La parte sinistra e Novembre, e in cosa invece è simile a loro. Allora, diciamo che la prima differenza è che per la prima volta si tratta di una storia d'amore pura. È una storia d'amore che inizia, finisce ed è il tema principale del romanzo, se vogliamo, oltre alle sottotrame, l'infanzia di Jude e quant'altro, però la storia d'amore è il tema principale. Forse questa è la prima cosa che spicca. Per il resto, ogni romanzo è un po' a sé, perché alla fine, Di cenere e di carne ha una sua particolarità che potrebbe essere l'ambientazione,
quel pizzichino di paranormale che ci ho infilato dentro. Novembre è un libro di narrativa in cui diciamo si affrontano temi un po' particolari ed è qualcosa molto più attuale rispetto a Vicenere di carne. La parte sinistra è ancora diverso perché per la prima volta è in prima persona e anche lì è la storia d'amore che è il tema principale, ma in realtà l'amore con diverse accezioni, quindi l'amore familiare, genitoriale, amicizia e tra fratelli e quant'altro. Quindi ecco, la cosa più evidente è sicuramente questa. Finalmente è un romance, davvero un romance soltanto. Tu prima hai detto che i due protagonisti, Jude e Olive, sono molto simili ma con tempo molto diversi. Io voglio domandarti quale tra i due è stato il personaggio più difficile da scrivere e perché? Allora, verrebbe da dire così di pancia che il più difficile è stato Jude per quanto riguarda sicuramente la sua psicologia, il suo vissuto e il suo passato, eccetera. In realtà devo dire che mi è venuto molto più facile scrivere di lui piuttosto che di Olive, perché Olive è un personaggio molto razionale, molto pratico, che si discosta tantissimo da me, quindi ho cercato davvero di cercare, cioè ho cercato di cercare, non si dice, ho cercato di avvicinarmi un po' a questo carattere fermo, logico, e quindi forse è stato più complicato rendere lei la terraferma piuttosto che rendere lui la tempesta, perché poi fondamentalmente è questo che diciamo differenzia i due protagonisti, ecco. Quindi sì, rispondo Olive, assolutamente. Invece, tra gli altri personaggi che orbitano intorno a questi due protagonisti, ce n'è uno che ti è particolarmente caro? Allora, sì, è quello di Jonathan Winfield, conte di Elston, quindi il padre adottivo di Jude, che vediamo in realtà solo all'inizio del racconto, nel prologo. Però è presente, nonostante la sua assenza molto ingombrante, anche durante tutto il romanzo, perché rimane una figura importantissima nella vita di Jude ed è una figura che ho particolarmente amato e penso, non, penso si capisca perché mi ci sono soffermata abbastanza. Mi è veramente piaciuto descriverlo, parlare dei suoi pensieri, raccontare quel suo momento di catarsi, diciamo, quel suo momento quasi di rivalsa e di, non so come dire, di vendetta contro il fato nell'adottare questo bambino e che fatalità gli viene restituito dal mare, dallo stesso mare che si è preso suo figlio. Ecco, quindi sì, sicuramente Lord Elston, assolutamente. A chi consiglieresti Terraferma e a chi, se c'è una categoria, lo sconsiglieresti? Allora, sicuramente lo sconsiglierei a chi cerca un romanzo con tanti colpi di scena, con tanto approfondimento storico, perché mi rendo conto di aver peccato un po' in questo, nel senso non ho approfondito moltissimo. Da una parte me ne pento, però dall'altro forse è anche meglio così, è stato meglio lasciare che i protagonisti fossero loro, la protagonista fosse la storia d'amore. Quindi forse lo sconsiglierei a chi cerca un romanzo storico molto approfondito e pieno di colpi di scena, perché come dicevo prima è una storia lineare, è una storia d'amore abbastanza semplice. Lo consiglio invece a chi cerca appunto quelle storie d'amore un po' tormentate, appunto un po' stile cime tempestose, ma non troppo, con un mistero da scoprire, protagonista col passato oscuro che va tanto di moda, eccetera. Quindi se cercate una storia d'amore ambientata in quelle atmosfere un po' Cooper, rarefatte della Cornovaglia dell'Ottocento, forse potrebbe fare al caso vostro. Io ti dirò, ho apprezzato che non ci fosse un approfondimento eccessivo del contesto storico, non perché non sia piacevole, ma perché appunto i personaggi e la storia catturavano di più l'attenzione. Quindi, diciamo, questo non era il libro giusto per approfondire Esatto, questa sì, forse hai ambientazione. ragione. Poi mantenevi comunque la coerenza, rispettavi le cose dell'epoca, quindi in realtà non lo trovo un difetto. Ma per Grazie. riequilibrare, visto che ti ho fatto un complimento, ti faccio una domanda un po' cattiva, Laura, che Vai. faccio sempre a chi ha scritto più di un libro. Se tu dovessi salvare solo uno dei tuoi libri, quale salveresti? Cioè, chi è il tuo figlio letterario preferito fra i tuoi romanzi? Allora,
Una domanda molto cattiva, effettivamente, questa. Così di getto ti direi di cenere e di carne, ma per il semplice motivo che è stato quello che ho impiegato più tempo a terminare, perché ha veramente subito tantissime trasformazioni ed è stato quello che mi ha seguito in tutte le mie tappe personali e artistiche, scusa il termine Ah, mi dice, esagerato. è corretto il termine. Quindi ha subito veramente tutti i cambiamenti di stile, tutti i cambiamenti di tutta la maturità, eccetera, che ho potuto magari assumere da quando avevo solo 19 anni a oggi. È stato veramente un libro che ho impiegato tantissimo a scrivere, ma perché lo disfacevo e rifacevo miliardi di volte neanche la tela di Penelope. E quindi sicuramente quello, perché gli altri forse riuscirei a riscriverli di getto. Questo no, Ma ma perché ha tanto dentro, c'è tanta, tanta Laura in tante epoche diverse, per restare sempre nel tema del romanzo. Quindi sì, di cenere e di carne, e non mi pento di questa scelta. quindi proiettiamoci però anche verso il futuro, perché quindi stai scrivendo qualcosa, hai dei romanzi nel cassetto, puoi anticiparci qualcosina, magari il genere? Allora. Sicuramente vi posso dire che sto lavorando a un progetto di cui però non posso divulgare alcun dettaglio, quindi questo non ve lo posso dire. Però vi posso dire che nei miei sogni e nei miei programmi c'è uno storico, romanzo storico, questa volta al contrario di Terraferma, storico, con un accenno di storia d'amore, ma soprattutto storico, ambientato negli anni successivi alla Rivoluzione francese. E contemporaneamente anche nel periodo proprio della Rivoluzione francese. E se tutto va bene, nel senso che se riesco a concentrarmi, a studiare, eccetera, dovrei riuscire a farcela, magari potrebbe essere il momento buono, perché anche questo libro sono anni che cerco di scriverlo, lo inizio, lo cancello, lo ricomincio, non ai livelli di Cenere di Carne, però ci sto mettendo un pochino, quindi non so mai quando sarà il momento giusto, ma nei miei sogni c'è lui. Spero di riuscire a breve, ma non sono fiduciosa. Lo speriamo tutti perché vogliamo leggerti ancora, Laura. E quindi io già ti invito per la tua prossima pubblicazione, qualsiasi sia, sia che sia il romanzo Assolutamente. storico, sia che il progetto segreto di cui non ci hai detto niente. Va Ti ringrazio benissimo. anche per essere stata qui con noi oggi e per averci parlato di Terraferma. Grazie a voi per avermi invitato, veramente. Io ringrazio anche chi ci ha seguito fino ad adesso e ricordo a tutti che saremo qui anche lunedì prossimo nel nostro salotto letterario per parlare, come sempre, di letteratura, editoria e soprattutto di belle storie. Arrivederci.